Le ferie di Maria De Filippi sembrano essere non molto serene. Innanzitutto sono le prime che passa senza il marito Maurizio Costanzo e poi avrebbe delle gatte da pelare sul lavoro. Lei è stata paparazzata da chi a Santa Margherita di Pula. Da lì sta controllando Temptation Island, pur senza intervenire. E inoltre ci sarebbero grossi problemi per quanto riguarda uomini e donne. Infatti, Pier Silvio Berlusconi aveva precisato che vorrebbe togliere la deriva trash anche da questo programma. Per questo si sta pensando di togliere l'incarico a Tina Cipollari, la vamp regina del trash all'italiana, che è sempre stata una colonna portante del programma sin dagli esordi. Ma come sappiamo, sono stati già fatti alcuni licenziamenti in questa direzione, come ad esempio Barbara D'Urso, Giulia Salemi e Gwendalina Tavassi. Quindi non è stato toccato solo il Grande Fratello, ma la ruota arriverà ad altri programmi. Maria De Filippi si troverebbe quindi in una situazione delicata, poiché c'è un filo di amicizia che lega lei e la Cipollari da molti anni. Lei vorrebbe risolvere tutto in maniera indolore, ma non sarà facile. Inoltre, la De Filippi sta preparando il programma Temptation Island versione invernale. Insomma, bisognerà aspettare ancora qualche giorno per capire se ci sarà davvero una rivoluzione a uomini e donne. A presto!